Questo è il mio primo, primissimo viaggio da solo, completamente da solo, andata, soggiorno e ritorno da solo. Dico da solo perché fisicamente non ho nessuno qua con me, ma virtualmente ho l'enorme fortuna di avere tutti voi qui con me, sia su YouTube che su Instagram. Non pensavo, ma siete stati tutti molto attivi, molto presenti e non avete idea della forza, del coraggio che mi avete dato, della fiducia che avete dato in me a uno sconosciuto praticamente, perché voi mi vedete solo tramite uno schermo e io per voi mi reputo uno sconosciuto, ma a quanto pare per alcuni sono anche qualcosa di più. Per alcuni di voi sono diventato, posso dire, un amico, e questa cosa mi riempie il cuore di gioia. Vi avevo detto che vi avrei tenuto aggiornati e vi avrei fatto partecipare assolutamente in questo mio viaggio, che ripeto facciamo insieme, io con il vostro sostegno. Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Ho voluto iniziare apposta questo video, apposta questo percorso, con questo, come possiamo chiamarlo, questo accappatoio addosso che fa molto Grand Hotel, va molto Ritz di Parigi, perché questo sarà un viaggio all'insegna del relax, dell'assoluto e totale relax. Voi vi chiederete: ma scusami Davide, in questi 20 minuti non ci hai ancora detto dove sei? Avete assolutamente ragione, vi avevo detto che sarei rimasto in Italia e infatti sono in Italia, posso dire quasi al confine. Sono in Alto Adige e ho deciso di alloggiare in un resort a 1500 metri, dove è raggiungibile tramite la funivia. Ho fatto vedere su Instagram, se mi seguite su Instagram avete ovviamente qualche dettaglio, qualche scoop in più. Ho fatto vedere la funivia, un pochino della camera, quando facevo il bagno, la doccia, tutte queste cose qui. Niente cose vietate ai minori, assolutamente. E ripeto, raggiungibile solo ed esclusivamente attraverso la funivia o a piedi, quindi non c'è niente, non c'è assolutamente nessun tipo di rumore. Ovviamente siamo comunque in un resort bar hotel, non ci sono soltanto io, quindi qualche altro rumore si potrà sentire, ma io credo che già adesso si possa capire il silenzio che c'è. E sta piovendo in questo momento, sono le 6:40, spero di riuscire a pubblicare il video oggi che è lunedì. Ho già notato che la connessione internet non è proprio delle migliori, ma ripeto, siamo in un resort, siamo a 1500 metri, con resort un resort si è sempre a 1500 metri, quindi la connessione internet può scarseggiare un pochino, ma spero di riuscire a pubblicarlo oggi per appunto poter fare i video tap per tap, giorno dopo giorno. Come vi dicevo, adesso piove, sono anche abbastanza soddisfatto della luce che sono riuscito a trovare, anche perché c'è nuvoloso e c'è semplicemente perché io qua davanti ho una super vetrata, ma domani vi farò il tour della camera, il room tour. Mi sembra uno stupidino in questo momento, però fortunatamente la vetrata che ho qua davanti fa una buona luce, quindi credo che non ci sia neanche una luce così malvagia. Mi sembra una luce abbastanza
all'aperto, cioè puoi fare massaggi, puoi fare sport dentro, puoi farti seguire da un personal trainer, puoi fare yoga, tutto e di più. E ho già scelto, farò qualche massaggio giusto per tirarci via d'addosso un po' questo periodo di pandemia, diciamo così. E poi niente, andrò a fare delle camminate, dei picnic fuori, insomma, totale relax assolutamente. Voglio mangiare, rilassarmi, fare video, mangiare e rilassarmi. Questo. Non voglio fare assolutamente niente, questo per 6 giorni, 5-6 giorni. Non voglio fare assolutamente nient'altro. Story.